weekend a Campitello, poi il prossimo andiamo da un'altra parte, nel quale perché molla si sta bene, dai, ci divertiamo anche con 2-3 giorni, nel prossimo anno, nel prossimo anno, cioè, non è quello il problema, possiamo anche chiedere agli altri, cioè, non è quello che ci interessa. Vabbè, facciamo come dici tu, che ti devo dire, oh. Buongiorno. Nessuno? Scusa, no. Palmina. Ehi. Palmina. Non sul telefono, ma vedi quel che vuole. Ah. Sì, no, so, non è che devo lavorare solamente io qua. Pure io tenere a fare. No, è quello, sta facendo i solitari. Dica. Buongiorno. Dica. Senta, ho i documenti da consegnare. A chi? A lei, cioè documenti da consegnare per chiedere la pensione. Ah, per chi? Per me. Vabbè, documento di riconoscimento per piacere. Ce l'ho. Eccolo qua. Ah, grazie. La pensione. Sì. Ma lei ha soltanto 48 anni. Sì, lo so, però mi sento pronto. In tutta onestà, diciamo, non c'è un limite a tutto. Sono 3 anni che lavoro. Sipondina? Un altro che si sente pronto? Pronto? No, non è a te, un altro che si sente pronto. Pronto? Pronto? Sì. Con chi parli? No, lei mi ha chiamato adesso, perché mi sentivo pronto. Pronto. Scusa, collega. Sì. Ma tu a scuola facevi l'inglese o il francese? No, veramente, quando mi interrogavano facevo l'indiano. Era pure io. Capisci a me. Devo tradurre una frase in inglese. E di a me. In una città svedese ho mangiato troppo. Beh. No, aspetta, ripeti piano piano. Allora. In una città svedese. 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 Ho mangiato troppo. Come si dice in inglese? Stoccolma. Scusa, io sono maschio. Stoccolmo. Ma veramente, maresciallo, siete bravi veramente, maresciallo. Se non stavate voi, maresciallo. Conferimento. Disciplina è stato retrocesso. È stato retrocesso. Scusa, collega. De. Che significa retrocesso? Il gabinetto. Ma? Dietro. E metto io stamattina non venivo qua, si bloccava l'azienda. Banane, zucchine, cetrioli. Banane, cetrioli, zucchine. Me. Il debito. Dimmi. Pronto, amore? Senti, sto qui da Gaetano, quello della frutta, la sommeria, sta tutto qua. Però che devo prendere? Se avessi visto il messaggio che ho mandato su WhatsApp, lo sapevi, io sto lavorando, eh? Vabbè, comunque, devi comprare 5.000 e vedi, se hanno le uova, prendine 10. Va bene, aspetta. Scusi. Dica. Aspetta, avete le uova? Sì. Mi puoi dare 10 mele? Non hai capito? Ascoltami. Compra 5.000. Poi chiedi se hanno le uova, prendine 10. Avete le uova? Sì. Mi devi dare 10 mele allora. Per piacere, chiudi, che già mi sto facendo i nostri. Vado io a fare la spesa. State sereno, non dare, fate ritirare, ciao. Pronto? Ha chiuso. Miss Blonde, Eiswein? Il fascino della divisa. Divisa, separata,
divorziata, non alla Sknud, mi piacciono tutte. E domani, se vuole, venga con me a cavallo. Questa è la strada. Sì, più o meno. Ne? La vedo, signora, dove sta? Signora! C'è a noi! Buongiorno, brigadier, maresciallo carissimo! Signora, siamo venuti a prenderla per portarla in caserma! Scommetto che avete ritrovato la macchina! No, signora, la macchina non l'abbiamo ritrovata! Però, abbiamo arrestato il ladro! E allora siamo a cavallo! Signora, siamo venuti a piedi, che la caserma è all'angolo! E poi il cavallo, dove lo parcheggiavamo, scusa? Carissimo, già lì! La salita! Vabbè, va, scendo? Sì, sì! A posto! Ciao! Ciao! Voglio sapere tutto di te. Tutto? Tutto. Che dire, porto la quarta e... Shh! Non voglio sapere altro. Non mi interessa, cioè, sappiamo tutto.